qui con Vicky De Marchi, portavoce del World Food Program delle Nazioni Unite. Quali sono le cause della fame nel mondo? Le cause della fame nel mondo sono molteplici, sicuramente c'è la povertà estrema, che è una delle cause fondamentali, ma sempre più lo sono la guerra, i conflitti e anche molto molto rilevante il cambiamento ambientale, i disastri climatici che provocano fame. Quali sono le nuove metodologie per rispondere al problema della fame e dell'accesso al cibo? Oggi il problema della fame si pone in termini diversi a alcuni decenni fa, perché spesso il cibo c'è ma la gente non ha abbastanza risorse per acquistarlo, quindi il problema non è della presenza del cibo ma dell'accesso al cibo. Ci sono molti, molti strumenti per affrontare questo. Dal punto di vista della prospettiva delle Nazioni Unite, del Programma Alimentare Mondiale, noi ad esempio sempre più forniamo assistenza alimentare attraverso fornitura di contanti oppure attraverso dei voucher, in modo che le persone possano andare nei negozi, in alcuni casi in alcuni negozi selezionati, ad acquistare il cibo. Quindi una forma di assistenza non tradizionale attraverso la fornitura di cibo. Chiaramente poi ci sono molti altri strumenti che vanno intrapresi e programmi. Uno degli elementi su cui noi lavoriamo molto è la fornitura di cibo a scuola, di modo che i bambini e le bambine soprattutto possono frequentare la scuola essendo sicuri che trovano il cibo e un pasto. Quale potrebbe essere, secondo il suo punto di vista, il futuro dell'alimentazione? Ma il futuro dell'alimentazione è un futuro legato a molti fattori, è legato a se si risolve il problema ambientale, è legato alle condizioni della globalizzazione, dei mercati, però fondamentalmente noi sappiamo che il mondo produce abbastanza cibo per sanare tutti, è un problema di, ripeto, distribuzione, di accesso, di cambiamento di modelli di consumo, perché non dobbiamo dimenticare che ad esempio il consumo altissimo di carne è un elemento che brucia risorse sia alimentari sia naturali. Grazie mille. Grazie a voi.